Beh, noi abbiamo approvato stamattina una risoluzione all'unanimità in Consiglio regionale perché praticamente chiediamo al Governo nazionale, considerato che attualmente in Parlamento si sta discutendo la modifica della legge numero 11 del 2005 che riguarda le politiche comunitarie, noi stiamo chiedendo praticamente che in questa fase di discussione della legge di modifica di quella nazionale si prenda in considerazione una parte delle proposte che noi abbiamo fatto che riguardano appunto la presenza delle regioni, soprattutto dei consigli regionali, sia nel comitato delle regioni, sia che siano allungati i tempi per quanto riguarda la possibilità di opporre ricorso alle deliberazioni della Unione Europea e sia per quanto riguarda la presenza della regione stessa nell'atto deliberativo europeo. Praticamente noi chiediamo che la Sardegna abbia soprattutto il Consiglio regionale della Sardegna, perché noi abbiamo saputo che il Parlamento, che sta attualmente decidendo e discutendo la modifica della legge nazionale, stia trascurando il ruolo dei consigli regionali. La risoluzione che noi abbiamo approvato oggi richiama l'attenzione del Parlamento e quindi poi del Governo, cioè il Presidente del Consiglio dei Ministri che farà poi le osservazioni all'Unione Europea, metta e prenda in seria considerazione il ruolo delle assemblee regionali, perché noi riteniamo, così come è previsto anche dal Trattato di Lisbona e anche dalla precedente legge nazionale, hanno avuto e devono avere un ruolo fondamentale nella programmazione dell'atto comunitario europeo.